Tempi duri per le donne del PD, sotto attacco di chi? Di Elly Schlein, la loro segretaria. Aspetta che te lo racconto perché la cosa è apparentemente un po' tecnica, però poi fa pensare e fa sorridere a seconda dei casi. Allora, sapete che alle elezioni europee c'è un sistema proporzionale con preferenze, che cosa vuol dire? Che tu voti la lista di un partito e poi devi mettere una, due, eccetera, preferenze. Nel caso in cui tu metta più di una preferenza, devono essere preferenze assortite un uomo o una donna, e così anche devono essere costruite le liste con un'alternanza di genere. Va bene, questo vale per tutti i partiti, eccetera. E situazione Partito Democratico. Secondo i sondaggi attuali potrebbe fare, boh, 20-21%, ma non è importante in questo caso. Se facesse un risultato del 20-21%, realisticamente potrebbe avere 18-19 eurodeputati. 18-19 eurodeputati che verrebbero tirati fuori dalle 5 circoscrizioni elettorali. Voi sapete che il territorio italiano sarà diviso in 5 parti per le europee: nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole. Realisticamente il PD potrebbe eleggere, diciamo, se tutto va bene per il Partito Democratico, quattro parlamentari in ognuna di quelle circoscrizioni, magari in una o in due, tre se va meno bene in quelle circoscrizioni. Morale, ai fini della elezione di deputati e deputate e ai fini soprattutto della eventuale rielezione degli eurodeputati e delle eurodeputati uscenti, certo contano le preferenze che ognuno prenderà, perché tu puoi anche essere messo in fondo alla lista, ma essere fortissimo, tutti votano per Giovanni o per Francesca e via. Però indubbiamente la posizione in lista ti aiuta, ti dà maggiore prestigio, eccetera. Che cosa succede? Allora, Schlein vuole come capolista nelle 5 circoscrizioni delle donne, ma attenzione però, donne esterne al partito. Si fa il nome a nord-ovest di Cecilia Strada, figlia di Gino, si fa il nome, anzi sembra ormai deciso, a sud, Lucia Annunziata. Morale, una donna, non una delle eurodeputate uscenti. A quel punto al numero 2 ci vuole un uomo. Al numero 3 si mette Schlein stessa, che ha questa tesi curiosa per cui si deve candidare, ma insomma, come diceva Obama in altro contesto, era già sbagliato quello, leading from behind. Ecco, anche Elly Schlein leads from behind, e quindi non si candida al numero 1 ma al numero 3, pare solo al numero 1 in Sicilia, boh, non si capisce bene questa cosa. Ma se lei occupa il 3 ci vuole un maschio al 4. Morale. La prima posizione in cui potrà comparire una delle eurodeputate uscenti, quindi che so, la professoressa Gualmini a nord-est, Pina Picerno al sud, è il 5. E noi abbiamo detto prima che se proprio va bene il Partito Democratico in ogni circoscrizione elegge 4 deputati. Ma la favola è altissima la probabilità che le eurodeputate uscenti del Partito Democratico non vengano rielette, a meno di una prestazione clamorosa in termini di preferenze, a causa del posizionamento di lista decisa dalla loro segretaria donna. Allora, come funziona? Elly Schlein per le donne contro le discriminazioni, ma chi è l'affossatrice delle donne del PD? Elly Schlein. Voi capite che il cortocircuito è totale. L'incazzatura è ai massimi, dite, ma a noi che non siamo probabilmente del PD, che non siamo candidati, che non abbiamo parenti candidati, che non voteremo Matteo, che ce ne frega niente, può darsi, però fa tanto ridere.